Stava rincasando in sella una Vespa, ma ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un paracarro di cemento. È morto così ieri sera, intorno alle 20:30, il 68enne Sergio Bandi, residente nella frazione di Prebenico, nel comune di San Dorligo della Valle. L'incidente è accaduto a Bagnoli, lungo la strada che porta a Prebenico. Troppo gravi le lesioni riportate dall'uomo, che è uscito di strada autonomamente, come confermato dalla polizia giunta sul posto con una volante del commissariato di Muggia. Ai sanitari del 118 il ferito era parso in un primo tempo cosciente, ma nonostante gli sforzi messi in campo per rianimarlo, l'uomo è deceduto quasi subito. Chiara dunque la dinamica, non altrettanto le cause del sinistro, sulle quali sono in corso indagini. Non si esclude che il 68enne sia stato colto da malore. In particolare della Vespa immatricolata in Slovenia aveva fatto pensare sulle prime a un cittadino proveniente da oltreconfine, ma in mattinata è giunta la conferma che si trattava di un abitante del luogo e che lo scooter è di proprietà di un parente residente nella zona di Capodistria.